Mannaggia, ma quanto sono maldestro! Per fortuna che stavo usando il mio Ulefone Armor X7. IP68, Rugged Phone, indistruttibile, riconoscimento volto funziona perfettamente. È anche molto veloce, ragazzi, devo dire. Eccolo qua. Avete visto? L'abbiamo sommerso in acqua e lui tranquillamente continua a funzionare. Non va il touch sott'acqua, però vanno i tasti laterali. Questo smartphone ha anche l'opzione di scattare foto sott'acqua. Eccolo qui, adesso lo asciughiamo. Questo smartphone è dotato di 2 GB di RAM e 16 GB interni, espandibili almeno, con riconoscimento volto, lettore di impronte digitali, fotocamera da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel. Più che altro è comodo perché è un dispositivo che è stato pensato proprio per chi lavora, per chi bistratta i telefoni, per chi ha il telefono sempre per terra, che gli scivola, che gli cade. E quindi la peculiarità di questo dispositivo, o comunque di un dispositivo di questo tipo, non è tanto la potenza, la velocità, l'hardware, ma è la robustezza, la resistenza alle intemperie, a cadute, acqua, eccetera. Quindi è l'ideale per chi deve lavorare o comunque fare attività in cui è facile che il proprio smartphone si possa rompere. Ci vediamo in studio per la recensione completa, così almeno andiamo via dal bagno. Revotech a tutti, quanto sono maldestro, mamma mia. Ciao ragazzacci! Tanto per citare una frase famosa di un nostro mitico amico Ale Metal, e qua vi saluto e vi dico ancora Revotech a tutti. Qui abbiamo un device resistentissimo, detto anche Rugged Phone. È un Ulefone Armor X7. Vedete? Ha anche lo sblocco volto, sono dietro la videocamera. Proviamo subito. Vedete come sblocca abbastanza velocemente? E anche il sensore di impronte digitali dietro, ecco qua. Allora, le misure. Abbiamo un peso innanzitutto generosissimo di ben 234 grammi, un vero mattone. 78,9 mm per 150 mm per 14,6 mm di spessore, quindi è un vero mattoncino. Anche se devo dire che è molto comodo da tenere in mano perché essendo un 5 pollici è molto ergonomico e questa corazza aiuta il grip in mano. È un dispositivo pensato per tutti quelli che hanno bisogno di uno smartphone in tutti gli scenari di utilizzo possibili e soprattutto molto resistente, IP68, grosso come una casa, si può leggere qui con cornicioni generosi, una sola fotocamera frontale da 5 megapixel. Scarsa, ve lo dico subito, è una fotocamera diciamo discreta, più che sufficiente, ma nulla di più, da 13 megapixel posta sul retro con un unico obiettivo e un flash LED. Abbiamo proprio questa corazza che difende il telefono e tutta una serie di scomparti a tenuta stagna, ad esempio quello delle SIM, è dotato di due nano SIM, lo slot e una micro SD. Per poterlo espandere, visto che la memoria interna è di soli 16 giga, cosa che nel 2020 non si può sentire. La RAM è una 2 giga, anche qui una roba scarsissima, ma la peculiarità di un telefono del genere non è certo l'hardware, la potenza, la fluidità, ma la possibilità di utilizzarlo in ogni situazione. La fluidità, tra l'altro, non è neanche male, anche la modalità scura, vedete? E il tutto scorre abbastanza bene. È proprio studiato apposta per essere utilizzato e bistrattato e maltrattato in tutte le condizioni possibili e immaginabili, anche in caso di sopravvivenza. Qua abbiamo anche l'opzione camera sub. Possono scattare foto sott'acqua, ebbene sì. Poi c'è l'USB che è protetto, poi c'è un laccetto in dotazione che è nella confezione con altri accessori molto interessanti. Anche qui è a tenuta stagna, vedete? Micro USB.
neanche a parlarne del USB-C. Abbiamo addirittura il jack audio da 3,5 mm incastrato in questo cassettino, quindi non ci facciamo mancare niente dal punto di vista della connettività. Non c'è ovviamente nessun tipo di infrarosso, lo speaker è qua dietro mono, vi farò sentire, ma non ne vale quasi la pena. È anche resistente ai graffi, alle cadute e a qualsiasi altra situazione estrema. È fatto apposta per essere maltrattato, buttato, un po' come vi pare. Ci vorrà comunque una protezione per il display. Però anche il display è rinforzato e ha anche una pellicola protettiva. Abbiamo un display IPS da 1280x720 pixel con una densità di pixel di 294 ppi, non c'è nessun tipo di notch perché abbiamo il vecchio buco a fianco della capsula auricolare. Sotto la luce del sole devo dire che si vede bene, la luminosità automatica funziona bene, le icone si leggono bene e devo dire che è anche abbastanza definito per essere un display comunque non di ultimo grido, ecco. Ho visto degli IPS su telefoni più costosi peggiori. Veniamo subito ai prezzi. Qua ci aggiriamo attorno ai 95-100 euro in base alle promo del momento. Abbiamo a bordo un Android stock che tra l'altro ha appena ricevuto un update. Ecco l'aggiornamento firmware, l'ultimo che abbiamo ricevuto è questo 0518.v3.02 del 20 maggio 2020. Abbiamo l'hotspot, abbiamo l'NFC presente, tasto smart per diverse operazioni di emergenza, quindi torcia, screenshot, aprire la camera sott'acqua, SOS, risposta intelligente, quindi tutta una serie di sensori e di gesture, dimensione del display, sfondo, eccetera. Adesso abbiamo una pellicola, quindi fa molto riflesso, vedete. A livello di prestazioni sono un po' penalizzate perché abbiamo intanto un processore MediaTek Helio A20 a bordo, che è una soluzione di fascia bassa. Purtroppo però, come detto prima, abbiamo anche soli 2 GB di RAM, di cui una libera nelle operazioni quotidiane. I lag e gli impuntamenti non mancheranno di certo, anche se io in questi primi giorni mi sono trovato bene e dopo l'ultimo aggiornamento abbiamo migliorato ulteriormente la fluidità, però 2 giga sono 2 giga, c'è poco da fare. Multitasking è gestito alla vecchia maniera, guardate, non si possono bloccare nemmeno le app e beneficia di una memoria interna di, abbiamo detto, 16 giga, espandibile tramite microSD. Abbiamo visto i sensori di sblocco, il sensore di sblocco digitale dell'impronta digitale è molto valido, sblocca in una frazione di secondo, così come lo sblocco volto, come abbiamo appena provato e avuto modo di farvi vedere. L'audio è meglio che non ve ne parli neanche, perché è una cosa a dir poco scandalosa, anche se vi faccio sentire una sigla, ma gracchia non appena andate a alzare il volume. Ciao amici, sentite che Revotech a tutti. Durante i primi 4 mesi dell'anno il mercato degli smartphone già qualche lag, vedete, 10% rispetto allo stesso periodo del 2019. Bisogna abbassare perché altrimenti impasta tutto e gracchia tantissimo. Il volume è sicuramente alto, ma se andate ad alzarlo non avrete pulizia e non avrete un audio di qualità. Questo è poco ma sicuro. Se utilizzate questo dispositivo, portatevi sempre dietro delle cuffie Bluetooth o anche delle cuffie con il cavo, visto che è dotato di jack audio da 3,5 mm. Dal punto di vista della connettività, come abbiamo detto, a livello senza fili non manca assolutamente nulla. Wi-Fi dual band, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo e compatibilità con il 4G. A livello di software è proprio stock Android con pochissime personalizzazioni da parte della casa madre. Ci sono alcune app proprietarie, ci sono alcune, vedete, impostazioni che permettono di far sì che alcune app rimangano sveglie tra virgolette in background e invece il sistema le va a chiudere automaticamente per risparmiare la pochissima RAM già disponibile su questo terminale. A livello di fotocamera c'è una sola fotocamera da 13 megapixel con apertura ottica f2.2 sul retro, la stabilizzazione è solo elettronica e i video arrivano fino a 1080p. L'autofocus non è rapidissimo ma risulta abbastanza preciso, intanto scorrono le foto così le potete vedere. Lo zoom digitale non fa miracoli e l'HDR pare non intervenire praticamente mai, ma essere lì per bellezza. Vi faccio vedere l'interfaccia della fotocamera.
telecamera, super chiarezza, non si sa bene che cosa sia, immagine, video, HDR, c'è anche la modalità notte, ma non vi faccio neanche vedere le foto in modalità notturna perché non si distingue praticamente niente, bisogna stare fermi come su di un cavalletto e comunque non viene bene la foto. C'è anche una pseudo modalità pro per andare a impostare alcuni parametri, c'è lo scatto silenziato, scatto col tocco, le dimensioni della foto, antisfarfallio, la griglia, il tasto volume. I risultati della posteriore sono comunque accettabili, soprattutto in piena luce e in pieno giorno, ma a risultare imbarazzante è senz'altro la selfie camera da 5 megapixel posta nella parte anteriore, che scatta selfie a dir poco pessimi, si può dire? Sì, lo diciamo. Lo smartphone è equipaggiato con una batteria da ben 4000 mAh. Riuscirete a fare l'intera giornata con un 20-25% di autonomia residua senza alcun problema, anche stressandolo, al netto dei lag e dei piccoli rallentamenti che troverete. Potevano puntare un pelino in più sulle prestazioni se volevano davvero un device completo, perché chi se lo deve portare comunque in giro, anche per missioni di sopravvivenza, ha bisogno di qualcosa che sia un pelo prestante. La ricezione è comunque buona, le chiamate sono ottime, l'audio anche in viva voce è ottimo, anche se non è alto. Il numero che hai composto è inesistente. The number you have dialed is unobtainable. Non è altissimo il volume, però come viva voce si sente bene. Mi raccomando, commentate in tanti sotto al video, ci teniamo molto alla vostra opinione. Salutiamo gli amici di Malati di Smartphone, salutiamo i nostri partner e tutti gli amici del gruppo Revotech Group su Telegram, il nostro gruppo Telegram, al quale vi invitiamo a iscrivervi in tanti, anzi tutti, non in tanti. Detto questo, vi salutiamo, ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Se avete delle altre domande su questo dispositivo o su altri che avete visto nelle nostre recensioni, vi aspettiamo sul nostro gruppo Telegram e ne discutiamo lì. Un salutone da Pasqui, ci vediamo prestissimo e Revotech a tutti.